le notizie di World News 24, la mattina, con Mimmo Sera. Buongiorno e buona settimana e grazie per essere all'ascolto del nostro giornale del mattino. In apertura ci occupiamo della emergenza maltempo, facciamo il punto della situazione su tre diversi obiettivi: Veneto, Emilia-Romagna e Sicilia. Per quanto riguarda il Veneto, continuano senza sosta gli interventi sia da parte dei vigili del fuoco che della protezione civile. Il monitoraggio è costante, non è certo riuscito ad impedire l'esondazione di un fiume con 60 famiglie evacuate e il cedimento di un ponte. Tra l'altro i governatori sia del Veneto che dell'Emilia Romagna hanno chiesto lo stato di emergenza. Chiuso il valico del Brennero, bloccato anche il traffico ferroviario verso l'Aosta, situazione critica anche in Campania, dove una bomba d'acqua ha colpito il capoluogo partenopeo, Napoli, e non solo. Anche in Sicilia situazione non semplicissima, con una serie di inondazioni ed esondazioni che hanno creato parecchi problemi per quanto riguarda sia la rete stradale che quella autostradale e ferroviaria. Tra l'altro c'è anche da dire che in Emilia-Romagna la situazione è davvero preoccupante. Ricordiamo che sono crollati due ponti, allagamenti si sono verificati in altre città. La prima domenica di dicembre porta dati importanti per l'emergenza coronavirus in Italia. Ancora un ulteriore calo dei casi, 18.887 rispetto ai 21.052 di sabato. Decessi sono 564, per la prima volta si è raggiunto il tetto massimo dei 60.000, per un totale di casi a livello nazionale più 1.728.878. Intanto il commissario per l'emergenza Arcuri, in un'intervista televisiva, dice: sarà un Natale di responsabilità, sacrifici e di speranza, perché un po' di luce alla fine del tunnel si comincia a vedere. Intanto il comitato tecnico scientifico respinge le critiche di avere troppa influenza sulla politica. Avremmo potuto imporre un lockdown assoluto, ma non possiamo permettercelo. Personalmente, per le vaccinazioni, dice Agostino Miozzo, sono per un'idea un po' più rigida. Anche per quanto concerne la Puglia, il dato sale di poco, 1789 secondo il bollettino regionale rispetto ai 1084 di sabato. Magliane rimane il Varese con 783 casi, a seguire 259 nel Tarantino, 220 nel Salento, 214 nel Foggiano, 160 nel Abruzzo, 136 nel Quindisino, per un totale di casi a livello regionale di 64.341. Che cresce l'attesa per il primo appuntamento della rassegna Media e Brand Identity organizzata dall'area organizzativa e comunicativa dell'Università di Foggia. Si confronteranno nel corso di 4 talk show con altrettanti ospiti del settore. Praticamente nella giornata del 9 dicembre si partirà con l'ex ministro della Cultura Brai, che parlerà di innovatività della comunicazione culturale assieme al rettore di Foggia Limone. Poi lunedì 14 sarà la volta di Dino Amenduli, pianificatore strategico, e poi con Alessio Giannone il 15, inviato del TG satirico Strescia, la notizia da sempre attento alle questioni ambientali. Poi tutto si concluderà il 21 dicembre con una webinar che ospiterà Giuliani D'Asio e Rosita Bacchelli per la progettazione web del consorzio Cineca.
calcio in attesa del posticipo del lunedì tra Fiorentina e Genoa nelle gare domenicali. Il Milan mantiene la vetta della classifica. I rossoneri nel posticipo di Marassi hanno vinto con il punteggio di 2-1 contro la Sampdoria, grazie alle firme di Kessié su rigore, Castillejo ed Ekdal. Bene il Napoli che vince sul terreno del Crotone per 4-0. 2-0-0 sia pure con situazioni diverse e altrettanto spettacolari in Parma, Benevento e Roma Sassuolo. Un altro pareggio, questa volta con un punto a testa in Verona Cagliari 1-1. Ricordiamo il quadro completo dei risultati di ieri: Verona Cagliari 1-1, Parma Benevento 0-0, Roma Sassuolo 0-0. Udinese Atalanta è stata rinviata a causa del maltempo. A Crotone Napoli batte Crotone 4-0, a Genova Milan batte Sampdoria 2-1 questa sera alle 20:45, Fiorentina Genova. E prima di salutarvi vi ricordo che da oggi parte una settimana dedicata al tango argentino. Nello spazio interviste di World News 24 delle 12 avremo interviste esclusive con insegnanti e tanghere sulla danza più bella del mondo, patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO. Per il momento dunque è tutto, appuntamento alle 12 con l'intervista con ospite Sara Basile ed alle 13:30 Sport Report 24 nel lunedì. Grazie per essere stati al nostro ascolto, restate con noi, più tardi.